cercano di vedere questa cosa qui e c'è questa domanda. E c'è questa domanda. Girala. Questa è la squadra che vinse lo scudetto, dove c'erano Maestrelli e Regiboni. Allora io adesso do questa cosa un po' offerta al nostro presidente del Lazio, dicendogli aspettiamo adesso un po' scudetto. L'aiuto di tutti, anche dei tifosi che hanno avuto la pazienza di sopportarmi
nei momenti di difficoltà. Oggi sicuramente è una società che è proiettata nella crescita e nel creare un valore aggiunto, ma l'altro penso che il coach Morace lo sa perfettamente. Abbiamo una struttura che è all'avanguardia in Italia, una delle prime in Europa, e speriamo che questi investimenti poi si traducono anche in risultati sportivi attraverso la valorizzazione delle persone. Io dico, quando entrai in questo sistema dissi che il calcio doveva essere didascalico e moralizzatore, e tutti mi prendevano in giro all'epoca. Oggi mi pare che i fatti mi stanno dando ragione, ahimè, perché bisogna proiettare l'organizzazione su logiche non sono solo economiche, ma dello spirito di gruppo, degli aspetti valoriali, nel senso dello spirito di sacrificio, la determinazione, la capacità, il merito soprattutto, che del calcio ultimamente si era perso. Dobbiamo riportarlo, come dire, nell'albero naturale e far vincere chi merita attraverso il sacrificio, attraverso la capacità di poter raggiungere gli obiettivi. Bene, grazie. Grazie. Allora adesso aspettiamo lo scudetto. Guardi, io diciamo che noi un traguardo che ci eravamo prefissati, e il coach lo sa, l'abbiamo raggiunto a pieno titolo, peraltro senza sconti, avendo raggiunto il avendo chiuso il campionato primi in classifica, ma soprattutto ottenendo, grazie al coach e alla squadra, la miglior performance come il numero di partite vinte, come il minor numero di sconfitte, come il maggior numero di gol fatti, certo, e come capocannoniere. Certo. Speriamo che questo, il calcio femminile, riesca a livello spodico a trasmetterlo pure a quello maschile. E quindi l'altro anno vedremo come saremo in grado di fare. Noi ci mettiamo sicuramente tutto l'impegno, tutta la determinazione e tutta la nostra modesta capacità. Poi vedremo se i risultati ci daranno ragione. E buon lavoro. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie.